Ci sono state tutta una serie di visite in paesi che con molto sforzo, direi anche Marocco per altri versi, direi si parlava prima di Giordania, ma insomma intanto stiamo parlando di Tunisia, proprio per evitare che venga in qualche modo risucchiata in un vortice che tutti conosciamo, che Tunisia ospita più di 1 milione di libici dalla caduta di Gheddafi. Li stimano forza più volontà per andare avanti. Infatti nello stesso giorno il Parlamento tunisino si è riunito. Abbiamo fatto la plenaria eccezionale proprio per dare un messaggio sia al nostro popolo di una quindi non solo non è stato un